ed è riuscita a tirare corpi con 7 punti, quasi 7 punti di differenza. Con tanti errori, ci ricordiamo, sì, chi era, che cosa ha fatto, ha sbagliato tanti salti, non è riuscita a chiudere tanta rotazione. Ma adesso c'è Mao Asada, 22 anni, la Asada, come la stampa giapponese spera, deve aver sentito di nuovo il fiato sul collo della sua eterna rivale Yuna Kim. È tornata ieri, veramente ci è piaciuta tanto con questo suo nuovo modo di proporsi, con lo short, dove ha ottenuto il punteggio di 62-89, 63-06, lo ricordiamo, la Yulia Lipnitskaya che è al comando. Adesso andiamo a seguire nel Lago dei Cigni. Triple loop. Doppio axel, triplo toe loop atterrato su due piedi purtroppo. Flip. E solamente doppio Lutz. Triple salco. Triple loop, doppio loop. Triple flip, loop, doppio loop. Thank you.
Mao Asada, questo programma che le è stato coreografato da Tatiana Tarasova, sai la sensazione che ho avuto? Che lei è tornata ad essere contenta di essere sul ghiaccio. Sì. Cioè, mi ha trasmesso la gioia di partire. Guarda, guarda cosa sta succedendo. Mamma mia, guarda. È amata. Tutto ciò che fa Mao Asada è in Giappone una questione di Stato, ma è amata. È amata. Sì, ma è vero. Quando lei scelse Nobu Sato, disse: sono preoccupato di allenare una persona perché ogni cosa che fa lei ne diventa una cosa nazionale. Per cui anche per il nuovo allenatore, quando lei annunciò Nobu Sato, era veramente intimorito, perché lei è un personaggio straordinario, sì, in Giappone, sì, sì, ma, e non solo. E infatti, come anche Yuna Kim, la sua rivale, sì, che nella, nella sua nazione Corea. È un mito, brava, sì, sì. Veramente, perché dire un personaggio noto non no, è abbastanza. No, un mito. È un programma molto bello, interessante, bello, piacevole. Mi piace molto questa Mao Asada ritrovata quest'anno. Sì, sai cos'è poi? La scelta musicale di programmi piacevoli, leggeri, sì, freschi. Forse l'ho vista un po' troppo nell'ultimo periodo, la vedevo molto impegnata a livello di temi e di scelte musicali. Questa è la combinazione. Doppio axe, il triplo tallo, guarda, vedete come è atterrata completamente in avanti, non è riuscita a completare la rotazione, per cui verrà penalizzato. Bellissima, dal guarda che bella questa dei giudici. Poi scusami, permettimi di fare una cosa, come non fare un paragone a uno dei primi grandi cigni di Oksana Baiul, che è rappresentante dell'Ucraina, ha presentato il programma dei cigno alle Olimpiadi del 94 e ha riscosso critiche, commenti positivi, commenti negativi. Quello è stato uno dei laghi dei cigni, come la Carmen della Catarina Vita, il lago dei cigni di Oksana Baiul, comunque è entrata nella storia. Abbiamo visto, eccolo qui, Nobu Sato, che è il suo allenatore, ma lei ha sempre tenuto il legame con la Tarasova, che l'aveva seguita in precedenza e che adesso appunto le segue le coreografie. Andiamo a vedere quanto pagherà anche degli errori che ci sono stati, come il Luzzo solo doppio, l'Axe atterrato su due piedi, insomma vediamo, perché poi secondo me a livello di componente ma sì, ma stiamo parlando sempre, poi abbiamo visto che comunque anche con tutti gli errori della tiracorpi ha ottenuto un punteggio tecnico interessante, per cui andiamo a vedere, si parla sia del punteggio tecnico che dei grade of execution. Allora, per cui il punteggio tecnico 54, il migliore in assoluto, 54, ma scusami, hai visto i components? Mamma mia, 64-34, 118-87, lei è prima con 181-76, la Tiracorpi che è seconda 169-86, e intanto la Asada ha dato un bel messaggio alla Yulia Lipnitskaya, che adesso dovrà affrontare la sua prova del free skating.